edizione del Merano Wine Festival, la città si colora di più di 450 etichette, molti gli operatori del settore, molti i visitatori, una delle importanti e manifestose proprio fiere a livello italiano ed internazionale. Siamo qui con due amici, Adriano e Matteo, Cantina Social. Ora ci diranno e ci racconteranno il loro rapporto di media partnership con questa importante manifestazione. Grazie mille Eleonora, noi appunto siamo Cantina Social, ci occupiamo di informazione del mondo del vino sul digitale, siamo i media partner ufficiali di questa manifestazione, è la prima volta per noi e invece è la 27ª volta che questa città diventa un polo veramente importantissimo per quello che è il mondo del vino nella sua eccellenza. Come vi siete strutturati in questa manifestazione? Da un punto di vista pratico, operativo e logistico, di cosa vi occupate? Certo. Abbiamo innanzitutto cercato di portare i nostri format di comunicazione che principalmente vanno sui canali social, quindi Instagram e Facebook, li abbiamo integrati all'interno del festival, quindi abbiamo portato, diciamo, in diretta streaming alcune tematiche molto importanti del festival, interviste speciali fatte anche per esempio al patron del festival, e per portare dentro i nostri utenti che sono ormai quasi un centinaio, 100.000 che ci seguono all'interno di questa manifestazione, portarli a conoscere che cos'è il Merano Wine Festival e cosa rappresenta a livello vitivinicolo italiano, il prestigio che ha, e portarli con noi in maniera molto diretta all'interno del festival, fare vedere quelle che sono le peculiarità, insomma. Ragazzi, siamo pronti? Entriamo? Andiamo a vedere di che si tratta, ne dobbiamo sentire parecchi, eh? Andiamo! Alle nostre spalle tantissimi visitatori, noi siamo proprio nella piazza centrale del Merano Wine Festival, entriamo adesso nell'area dei Baroli e ci accompagneremo, diciamo, in diverse parti di questo bellissimo palazzo e andremo ad intervistare quelli che sono i produttori vitivinicoli che da ben 27 edizioni partecipano al Merano Wine Festival. Ci siamo nel cuore del Merano Wine Festival e abbiamo Anna Abbona, una grande donna nel mondo del vino, a capo dell'azienda Marchesi di Barolo insieme ad una famiglia splendida e ad un marito molto molto in gamba. Anna, buonasera. Buonasera. Dunque, che cosa abbiamo in degustazione quest'anno a Merano? Tu sei una veterana, fin dai primi anni del Merano Wine Festival ti vediamo qua dietro al banco. Volentieri, dietro, è un appuntamento che cerco di non mancare. Oggi abbiamo il Sarmassa 2014, il Sarmassa anche 2010, abbiamo la Barbera Peiragal, una barbera a cui siamo legatissimi perché è una barbera che rappresenta per noi un momento importante, un momento in cui abbiamo scelto di mettere la barbera al posto di un nebbiolo, quindi rappresenta il vino di tutti i giorni che nasce in un posto speciale. Quali sono stati i numeri di questo Merano e quali sono state le tue percezioni nei confronti degli operatori, dei visitatori, dei ragazzi? Come ci si avvicina al mondo del vino? Un'affluenza secondo me molto consapevole, cioè persone molto interessate, non solo gente che viene ad assaggiare, ma gente che vuole conoscere, che vuole sapere qualcosa di più e che soprattutto vuole conoscere chi c'è dietro la bottiglia, perché Merano ha sempre avuto un concetto importante che è stato quello di essere presenti dall'azienda, dal produttore soprattutto, e noi partecipiamo sempre in prima persona come famiglia. Passiamo invece al Trento Doc, una delle mie bollicine preferite, siamo in presenza di un'istituzione veramente in questo settore vitivinicolo. Francesco Moser, buonasera. Buonasera. Cosa stiamo bevendo? Stiamo bevendo il 51-151, che è il vino che avevamo dedicato al record dell'ora, perché noi abbiamo cominciato nell'84 a fare spumante, proprio l'anno che ho fatto il record dell'ora, perché un amico che era il professore di enologia dell'Istituto Agrario, che è sempre stato un appassionato dello spumante, perché anche lui produceva lo spumante, mi ha detto: devi fare lo spumante e gli metti questo numero sulla bottiglia, non serve altro, non devi inventarti nessun nome.
e da allora abbiamo continuato a farlo. E adesso stiamo cercando di migliorare nella qualità, insomma, perché è difficile vincere le corse, ma è difficile anche col vino. Vitaliano Maccario, azienda Pico Maccario, siamo nel cuore del Monferrato, Alba, provincia di Monbaruzzo. Vitaliano, buonasera. Buonasera Eleonora, grazie. Dunque, abbiamo in degustazione dei vini molto buoni, devo dire, l'ho appena assaggiati. L'Avignone, nell'esattezza, è quello che sto degustando io in questo momento. Abbiamo Epico, manca un'etichetta molto buona che si chiama Vita, dal suo nome, che a me ha sempre colpito. Un'azienda, come vedete alle nostre spalle, estremamente colorata, perché Vitaliano e suo fratello sono delle persone molto molto carine che hanno reso questa azienda una delle più importanti nel Monferrato. Dunque, parlaci di questa Lavignone. Per noi Lavignone è la Barbera in primis, perché abbiamo 100 ettari di vigna, siamo oggi l'azienda più rappresentativa del territorio con questo grosso vigneto che circonda la cantina. Lavignone identifica proprio questa azienda che è in mezzo ai 100 ettari e dà il nome a questo vino che è proprio per noi la classica espressione della Barbera, quindi una bella freschezza, acidità e una bella bevibilità, naturalmente con una chiave un attimino un po' più moderna. Come hai detto, a noi piacciono i colori ma piacciono anche molto i profumi, quindi nel bicchiere per noi deve essere sempre qualcosa di predominante e la Barbera è sicuramente molto portata ad avere queste caratteristiche. Ci troviamo ora nel cuore dell'Abruzzo con Roberta Accardo, azienda farnese, un'azienda devo dire estremamente importante in questo momento storico, in grande via di sviluppo, e al Merano Wine Festival abbiamo in degustazione i 5 autoctoni, che è uno dei vini più conosciuti attualmente in Abruzzo. Devo dire anche i miei complimenti, l'ho assaggiato, notevolmente buono. Roberta, quali sono stati i numeri di Merano? E l'affluenza alla vostra azienda, insomma, e soprattutto che anno è questo di partecipazione anche a questa grande manifestazione? Merano è sempre un evento molto molto prestigioso, una bellissima vetrina dove essere, e siamo felici che i nostri vini continuino ad essere selezionati. Questo è il sesto anno consecutivo, avevamo avuto un piccolo stop e comunque in totale saranno più o meno una quindicina di anni tra tutte le presenze effettuate dall'inizio ad oggi. E siamo contenti perché siamo stati selezionati tra l'altro con i nostri vini un po' di riferimento. L'edizione 5 autoctoni per noi è un vino molto molto particolare perché è espressione del nostro concetto di rinascita del Sud Italia. È un vino che abbraccia due regioni, Abruzzo e Puglia, e infatti è proprio un 5 autoctoni, sono 5 vitigni all'interno della bottiglia, 2 vinificati in Abruzzo e 3 in Puglia. Tra l'altro mi permetto di aggiungere che quest'anno un riconoscimento particolare è stato dato anche ad un nostro vino della Campania, che è un Taurasi, e quindi siamo qui a condividere il nostro stand anche con questa referenza. E questo è un Taurasi molto particolare, abbiamo voluto giocare anche con l'etichetta dove abbiamo inserito questo gioiello applicato manualmente su ogni singola bottiglia. Nel cuore del Merano Wine Festival incontriamo una grande personalità nel mondo del vino su Roma, nella nostra capitale, Alessio Macoratti, direttore commerciale della Teams Macoratti, una delle agenzie di distribuzione più importanti di Roma. Alessio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, anche se è un po' anacronistico, però siamo a Merano, parliamo di Roma, della piazza di Roma e della piazza del mondo del vino, che non è, diciamo così, facile su Roma. Alessio, quante aziende distribuisci su Roma? Noi siamo una realtà storica, come hai detto tu, Leonora, dall'85, distribuiamo più di 30 aziende, perché nel mondo del vino è fondamentale avere un'offerta trasversale, no? Quindi per i nostri clienti, che sono maggior parte ristoranti, dobbiamo appunto dare un'offerta completa, insomma, quindi abbiamo tanta Italia, ma di tutto il mondo, soprattutto Italia, però, che dove è il cuore del lavoro, l'Italia, insomma. Quali aziende delle tue sono a Merano Wine Festival? Le mie aziende, beh, Gruppo Farnese, che prima hai gentilmente intervistato, che sono bravissimi, loro, Roberta è una cara amica che rappresentiamo da tanti anni, poi abbiamo la Guardienze, l'azienda campana, abbiamo Pellissero, che è un produttore storico del Barbaresco, veramente molto in gamba, insomma, poi c'ho tante altre, ma le più importanti sono queste qua.
Gianluca Bozzurra, i microfoni di Wine TV. Siamo in Toscana, tenuta di Trinoro Gruppo Franchetti. Gianluca, buonasera. Buonasera, buonasera. Dunque, cosa abbiamo fatto assaggiare oggi al Merano Wine Festival? Allora, tenuta di Trinoro, oggi qui al Banco 169, rappresenta la Vini Franchetti. La Vini Franchetti è un'azienda che ha una proprietà in Toscana. Siamo nella Val d'Orcia, Sarteano, con tenuta di Trinoro, palazzi che oggi sono qui in degustazione. Produciamo anche le cupole, quindi parliamo principalmente di un uvaggio composto da Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. Oggi abbiamo presentato e abbiamo regalato anche una grandissima emozione ai nostri wine lovers, perché abbiamo portato una verticale abbastanza lunga, partendo proprio dalla 1998, per poi finire a una prova di vasca, così si fa anche nella parte tecnica, per capire l'evoluzione di questo prodotto fino alla 2017, quindi una 2008, una 2013 a seguire, e la 2016 che è attualmente in vendita e la 2017. Per quanto riguarda l'altra top di gamma che era qui presente, la bottiglia è questa, Palazzi, questo è un Merlot in purezza. L'altra azienda che abbiamo portato oggi qui in degustazione è l'azienda di Passo Pisciaro. Siamo sull'Etna, un'azienda che si svolge in verticale su questo vulcano nella zona di nord-est. E qui abbiamo due etichette, una è l'etichetta Franchetti, quindi è proprio una sua firma, fuori dalla tipicità degli uvaggi dell'Etna, e l'altra è il Nerello Mascalese con il Passo Rosso. Portarvi a far scoprire un pezzo della Franciacorta che lavora veramente in maniera molto interessante. Siamo qua insieme a Marta e Giovanni dell'azienda Mirabella, che adesso ci racconteranno che cosa vuol dire fare metodo classico in Franciacorta. Fare metodo classico in Franciacorta oggi significa rappresentare un'eccellenza italiana, una seconda fermentazione in bottiglia naturalmente, e significa portare avanti anche una filosofia nel vigneto e nella cantina di un certo tipo. Tanti in Franciacorta, Mirabella anche, ormai siamo convertiti al biologico, quindi questo è un aspetto molto importante da focalizzare. Un'azienda, Mirabella, che nasce nel 79, la Franciacorta nasce negli anni 60, è una denominazione giovane ma che ha tantissimo già da raccontare, ha una vera storia di eccellenza da raccontare. Questa è la nostra forza nelle diversità stilistiche delle più di 100 aziende che rappresentano questa denominazione stupenda. Giovanni, ti faccio una domanda molto semplice. Oggi, come sappiamo, è una delle giornate più interessanti, perché le cantine hanno la possibilità, oltre al fatto di poter portare i vini premiati dal Wine Hunter, ma di portare anche una vecchia annata. La mia domanda è: che cosa avete portato e che cosa si può degustare oggi al vostro banchetto? Beh, oggi abbiamo portato la nostra riserva 2006, un prodotto che è fuori commercio da un anno, ma è molto rappresentativa della cantina, rispecchia proprio l'annata, rispecchia proprio il modo di lavoro, la nostra vasca in cemento, il poco utilizzo del legno, e comunque una filosofia molto improntata sulla stagionalità e sulla tipicità del prodotto. Il 2006 è per noi un'annata davvero interessante e si sta ancora evolvendo in bottiglia. Sarebbe tecnicamente quasi pronto adesso, anche se ormai è fuori commercio. Però è una grande bottiglia, davvero molto rappresentativa dell'azienda e del territorio. Allora, siamo davanti a un prodotto, a una zona
che non è solamente bevibilità, non è facile, non è quella bevuta che uno deve dare per scontato. Questo è proprio un prodotto che ti fa capire l'evoluzione di una zona, di un vitigno e di una tipologia di lavoro che va avanti nel tempo. È ancora freschissimo, ha proprio ancora questa nota croccante, è veramente bello da sentire ed è un piacere sapere sempre di più che una zona così importante lavori non sull'immediatezza e loro rappresentano proprio quello che è il bello della Franciacorta, una zona veramente di valore che ha un prodotto di qualità che dura veramente tanto nel tempo. Bellino, eh? Siamo a media parte non ufficiali, siamo contentissimi e questo qua è una grandissima soddisfazione per noi e per tutti quanti. Grazie. Siamo in compagnia di Cristina che rappresenta oggi due aziende, Roeno e Von Blumen, due realtà molto importanti del Veneto e dell'Alto Adige e un'azienda che ha creduto molto in noi e di questo ti ringraziamo fortemente e volevo chiederti appunto questo, Cristina, cosa ne pensi diciamo di questo nuovo modo di comunicare il mondo del vino e secondo te che futuro può avere e che risvolti può avere per la vostra realtà? Diciamo che è un mondo ormai conclamato e di conseguenza è un modo di fare comunicazione importantissimo, sarà comunque il futuro. Io non è che me ne occupo direttamente, io ho Martina che si occupa di tutto, di social network, di tutte le comunicazioni, però sono fermamente convinta che questo veramente sarà il futuro della comunicazione, non solo del vino. E oggi tu hai questo vino premiato che è l'Enanzio Riserva. L'Enanzio Riserva che è un vitigno tipico che loro hanno riscoperto e ristabilito, quindi siamo molto contenti di farci di assaggiare con voi questo Enanzio Riserva. Sì, questo è proprio l'ultimo nato, è l'Enanzio Riserva, è nominato 1865 prefillossera, perché appunto 1865 rappresenta un po' l'età media dei vigneti, prefillossera perché tutti i vigneti sono franco di piede, appunto prefillossera, non voglio essere ripetitiva però è così. È una cosa importante. Un grande, sì, un grande patrimonio non solo della nostra viticoltura, però direi proprio della viticoltura italiana. Perfetto, grazie mille. Adesso noi lo assaggiamo al posto vostro perché noi siamo qua e voi avreste dovuto essere con noi al Merano Wine Festival 27esima edizione. Ragazzi, siamo in compagnia di una persona che rappresenta una regione, Gianfranco Fino, è un'istituzione, colui che quando uno ne parla dice vai a assaggiare quel primitivo perché ha fatto riscoprire un vitigno molto molto importante. E noi adesso vogliamo proprio chiedere a chi ha fatto la storia, che peso ha lei sulle spalle visto che ormai il suo vino è riconosciuto in tutto il mondo per il vino per antonomasia della Puglia? Ma diciamo che io personalmente sono arrivato di recente, nel senso nel 2004 come produttore, come azienda, e il primitivo però lo vinifico da tantissimi anni perché ho fatto un po' il consulente e ho iniziato a fare il vino così per gioco con la famiglia, avevamo un piccolo appezzamento di primitivo vicino casa, quindi sono un bel po' di anni che vinifico. Diciamo che io nel 2004 quando ho fondato l'azienda volevo capire il vero potenziale di questo vitigno, per cui c'è stato un grande impegno da parte mia, quindi cercando di fare un prodotto di estrema qualità senza compromessi e quindi abbiamo cercato di valorizzarlo al massimo e posso dire adesso finalmente dopo 15 vendemmie che abbiamo cominciato a capire qualcosa di come gestire questo vitigno, che è un vitigno che per anni insomma purtroppo è stato utilizzato molto spesso come vino da taglio e quindi questa cosa, se pensavo, no? Se viene utilizzato come vino da taglio vuol dire che insomma va a migliorare i vini per cui viene così tagliato e quindi ho detto anche da solista probabilmente può dire la sua e adesso dico questo, il primitivo finalmente parla la sua lingua
e quindi non è poco. Non devo neanche più dirvi niente, appunto, il suo primitivo parla da solo, Gianfranco Fino, sono 15 anni che ci prova e ci riesce, di conseguenza grazie mille per la chiacchierata. Grazie a voi, gentilissimi, grazie. In chiusura al Merano Wine Festival, 27esima edizione, i produttori stanno lasciando i banchetti e diciamo che, Adriano, è stata un'edizione molto importante. Facciamo una summa, raccontaci come è andata. È andata benissimo, è stata proprio l'occasione di poter vivere l'Italia a pieno, di poter scoprire delle realtà che magari uno non conosce, di fortificare quelli invece che sono i rapporti magari già avuti e soprattutto proprio avere un panorama su tutto quello che offre un paese come il nostro, che è stupendo. Possiamo dire che qua sono tutte aziende veramente importanti, sono tutte quante delle bombe, quindi nel senso cadi sempre in piedi, puoi andare a scoprire qualcuno che non conosci, sono proprio veramente delle cose fantastiche. È l'evento per antonomasia in cui una persona ha deciso di scegliere lui per te e noi ci fidiamo di lui ed effettivamente non possiamo non sbagliarci. Quindi Adriano, grazie, grazie a tutti quanti voi e soprattutto, che dire, ci rivediamo alle prossime edizioni del Merano Wine Festival e soprattutto continuiamo a comunicare il vino su Wine TV. Grazie a tutti.